Una grande eroina della mitologia greca è sicuramente Atalanta e il video di oggi sarà dedicato alla sua storia. Suo padre varia a seconda delle versioni, talvolta la versione dell'Arcadia, talvolta la versione della Beozia. Comunque sia, in un caso o nell'altro, Atalanta venne abbandonata appunto dal padre alla nascita, poiché questo desiderava avere solo figli maschi. Abbandonata sul monte Partenione, la dea Artemide mandò un'orsa ad allevarla. Poi Atalanta venne trovata da un gruppo di cacciatori che a loro volta l'allevò e la crebbero come fosse una di loro. Crescendo, Atalanta divenne una cacciatrice abilissima nell'utilizzo dell'arco e velocissima nella corsa. Inoltre decise di negarsi all'amore di qualunque uomo, rimanendo vergine a vita. Grazie alla sua maestria nell'uso dell'arco riuscì ad uccidere i centauri Reco e Ileo, colpevoli di aver tentato di violentarla. Si contraddistinse insieme agli altri eroi nella caccia al cinghiale Calidonio, dove riuscì addirittura a ferire per prima l'animale. Colui che aveva organizzato la caccia, ovvero Meleagro, in quanto era invaghito di Atalanta, decise di donare la pelle del cinghiale a lei, suscitando però l'ira di tutti gli altri che avevano partecipato alla caccia, in quanto non era stata lei ad ucciderlo, lo aveva solo ferito. L'eroina partecipò anche alla spedizione di Giasone e gli Argonauti, e le sue gesta erano diventate talmente celebri che suo padre decise di riconoscerla a patto che si sposasse con un uomo. Atalanta però non ne voleva sapere di sposarsi, così decise che avrebbe sposato solo il pretendente che l'avesse battuta nella corsa. Il pretendente che invece avesse perso sarebbe stato ucciso da Atalanta stessa. Dopo aver fatto strage di pretendenti, si presentò al suo cospetto Melanione o Ippomene, il quale era talmente invaghito di lei che per vincere la corsa si era rivolto addirittura alla dea Afrodite. La dea dell'amore gli diede infatti 3 pomi del giardino delle Speridi, oggetti talmente splendenti che sarebbero riusciti ad incantare la mente di chiunque. Cominciata la corsa, che per abilità non sarebbe mai riuscito a vincere contro Atalanta, lanciò uno dopo l'altro i pomi, facendo sì che Atalanta, attratta e incantata, li raccogliesse uno dopo l'altro. Grazie a questo stratagemma, Ippomene riuscì a vincere la corsa e prese così in sposa Atalanta. Una leggenda narra che i due, durante una battuta di caccia tra i boschi, si fermarono nel tempio dedicato alla dea Cibele, e lì giacquero in amore. Irata per questo sacrilegio, la dea decise di trasformarli in leoni destinati a trainare il suo carro.